Si stima in circa 50.000 euro la negligenza dell'amministrazione comunale per il mancato ritiro e deposito del passerello in legno che servono a Scoglitti a facilitare l'accesso alle spiagge e al mare, e la denuncia dei consiglieri di Nuove Idee Democratici Fabio Nicosi e Sara Sigia, che parlano di un'amministrazione comunale che aveva annunciato maggiore attenzione per la spiaggia e il lungomare, ma che purtroppo non riesce ad effettuare neanche le minime operazioni, quale quella descritta nell'interrogazione che abbiamo protocollato, dicono Nicosi e Sigia, e nella stessa abbiamo chiesto di correre immediatamente ai ripari per non sperperare altri soldi pubblici. Nell'interrogazione i due consiglieri comunali spiegano anche che le spiagge, oltre a non essere sottoposte ad una pulizia periodica, subiscono la presenza di questi rottami in legno e la pericolosità delle tavole staccate con pericolosi chiodi arrugginiti, per cui da una prima stima si profila appunto un danno erariale di circa 50.000 euro. I due consiglieri di opposizione si chiedono anche perché ad oggi non sia stato effettuato il trasporto di queste pedane dei depositi comunali e chiedono invece di provvedere quanto prima al ritiro e stoccaggio di questo materiale ancora non completamente deteriorato e di quantificare il danno per una palese incuria amministrativa.